Nel un buon pomeriggio mondiale in diretta dall'Expo di Calangianus per proporvi un altro incontro valevole per le qualificazioni alla fase finale dei campionati del mondo. Abbiamo cambiato la regia, ora seduto qui vicino a me c'è Mirko Bianchi che farà assistenza di regia a Fabian Hartl, invece promosso a questo ruolo. Sotto, là sotto, in questo bellissimo colpo d'occhio, là a prendere le immagini dei giocatori, del pubblico e qualche curiosità, il nostro Tom Ruban. Accanto a me, questo fantastico uomo informissimo, il mio socio Nicola Biondi. Ciao Gianluca, buon pomeriggio a tutti gli amici di Billiar Channel. Ormai sono già tantissimi coloro che ci hanno seguiti nelle prime due partite. Scusa, un messaggio di servizio: Biraghi ha sbagliato il rigore, vai pure avanti. Grazie Gianluca per avermelo ricordato. Sono già tantissimi gli appassionati che ci hanno seguito in questa bellissima giornata di biliardo, che decreterà altri 8 giocatori che andranno a far parte, già 56 che attendono di partire nei turni dei gironi martedì 20 settembre. Oggi l'ultimo giorno di qualificazione, quindi ne verrà fuori 8, e la bagarre è davvero aperta perché ci sono dei nomi di assoluto rilievo. Vi abbiamo già trasmesso la prima partita tra Aniello e La Manna, la seconda partita tra Martinelli e Frausilli, un risultato davvero incredibile quello di Frausilli, che dopo aver battuto Giachetti nelle fasi di qualificazione si è tolto anche la soddisfazione di mandare a casa un altro toscano professionista, David Martinelli. Quindi, che dire, non mancano le sorprese, un po' ce l'aspettavamo, sì, perché certo. ne avevamo parlato anche con Paolo Marcolini, che ci ha fatto compagnia nel primo incontro tra Antonio La Manna e Michelangelo Aniello, e vediamo come prosegue la giornata. Di sicuro non mancherà il grande spettacolo qua su Billiard Channel, e andiamo direttamente sul tavolo per proporvi appunto la partita che tra poco avrà inizio. È una seconda partita, non è una finale di girone. Il vincente dovrà giocare un'altra partita per accedere ai gironi di martedì, e è quella che vede contrapposti Paolo Spadaro contro Vincenzo Conzagno. Che gran dire? Bella partita, tra l'altro. Sì, abbiamo cambiato il programma in corsa, e che dire, sicuramente due gran bei giocatori in formissima. Lo scorso anno hanno fatto molto bene, tra l'altro uno dei due si è tolto la soddisfazione di diventare campione italiano a coppie con, e poi sto parlando di Spadaro contro Perna, e Vincenzo Conzagno, che adesso sono anni che è sempre lì, che naviga sempre sui piani alti, peraltro uno Spadaro mondiale, perché ricordiamo che Spadaro, insieme a Paolo Marcolina, ha occupato la terza piazza nell'ultimo mondiale, quello del Palacarrara di Pistoia. All'acchito e titolare quindi della biglia bianca è andato Vincenzo Conzagno. Un acchito che potrebbe proporre a Paolo Spadaro una mezza garufa con passaggio veramente radente al pallino. Sì, guarda, Vincenzo Conzagno è l'unico che ha conservato all'italiana il pelo di palla buca buca. Ora l'ha presa chiaramente troppo scarsa, è venuta fuori questa difesa sulla garuffa, però è uno dei pochi a cui ho visto tirare questo tipo di conclusione. Conzagno, giro smorzato a tutto biliardo, intercetta troppo piena la palla avversaria, non difende, raddrizzata, possibilità anche di sventaglina per Paolo Spadaro, leggero effetto a destra, colpo sotto la linea di pancia. Gioca in questo senso Spadaro, intercetta appena piena la palla avversaria, appena più piena del voluto la palla avversaria, realizza comunque 5 punti. Allora parliamo un po' dei numeri di questo mondiale per quanto riguarda le qualificazioni CEB, quindi la parte europea degli 8 qualificati per il mondiale. Qui a Calangianus sono convenuti 384 atleti che si sono dati battaglia dal giorno 10 fino ad oggi, che è la giornata di epilogo. I ringraziamenti vanno alle due persone che hanno fortemente voluto il mondiale a Calangianus. Ricordiamo che era un mondiale che ci doveva già essere stato qualche tempo fa e poi causa Covid non è stato
non è stato realizzato per vari motivi che non stiamo a rispiegare. Speriamo di esserci messi alle spalle questa situazione. Parliamo del presidente della Fibis Sardegna, Paolo Scaramuzzi, e della sua consorte Nerella Muzzi, che invece è la presidentessa del CSB di Lucky Club di Calangiano, appunto, che è un po' il cuore dell'organizzazione di questo mondiale, in concerto con il sindaco di Calangiano, Fabio Albieri. Ricordiamo, Calangiano tra le sue eccellenze, un po' come tutta la Gallura, ha la produzione del sughero. Tra l'altro ci saluta Marti Rodriguez, che ci sta seguendo dall'Uruguay. E allora un saluto all'Uruguay, dove adesso è mattina presto, le 8, le 9 dovrebbero essere. Dovrebbe essere 6 ore indietro. Sì, le 9, dai, quasi le 10. E qui un bellissimo angolo intanto di Paolo Spadaro. A intestare, a chiudere la traiettoria della biglia avversaria, realizza 9 punti Spadaro. Sto guardando qualche nota di Valentina. 14-2 il parziale, risposta di Bricolla di misurissima per Consagno, che arriva all'ultimo tuffo al castello, realizza 2 punti e riesce a chiudere il gioco in difesa. 5 sponde di calcio per Spadaro in una posizione abbastanza schematica. Stai guardando, Gianluca? Stavo guardando i qualificati dell'ultimo mondiale, che sono stati Santi Caratozzolo, che adesso è che è chiaramente dentro di diritto come vice campione del mondo, Rocco Summa, Giuseppe Abruzzese, Maurizio Girondino, la prima categoria, me lo ricordo, sì. David Martinelli, che oggi purtroppo tanto il primo errore, scusami, di questo set lo commette Spadaro, che non riesce a percepire troppo lo scivolamento del tavolo. Una 5 sponde che alla fine diventa fuori larga, lascia 2 punti di castello e la biglia libera, fanno in 4 in totale. È quel che è peggio che concede. Gioco forza, biglia libera a Vincenzo Consagno, che si mette fuori mano per sfruttare poi la posizione del pallino da 4 o in fase difensiva oppure in fase offensiva, anche cercando della realizzazione del pallino da 4. Riesce a realizzarlo il pallino da 4, sì. Anche insieme alla marcatura di un birillo fanno in totale 6 punti. Sì, 6 completa punti. Parità. Tutto sommato non male. Dicevo, finisco dopo Girondino, nell'ultimo mondiale David Martinelli è stato un qualificato, Thomas Primon, Paolo Spadaro e Fioravante Vecchione. Tra l'altro tra coloro che si sono qualificati, poi Paolo Spadaro arrivò terzo in quel mondiale e Santi Caratozzolo arrivò secondo. Intanto un buon schema di gioco che riesce a trovare con questo pallino da 4 Spadaro al volo dalla lunga, un buon disimpegno da parte del calabrese trapiantato ormai da tantissimi anni, del siciliano trapiantato da tantissimi anni in Piemonte, in quel di Torino. Teo la pallina da 3, sembra orientato Consagno, giocando solo la biglia gialla dietro al pallino. Il tiro era un po' obbligato, bisognava farlo bene per essere sicuri di non concedere subito una replica a Spadaro. Replica perché Spadaro potrebbe giocare anche di giro a rimanere proprio lì. Sì, sì. Sembra a finire con la bianca dietro al pallino. Un giro che arriva a birilli dal 9-10 della sponda lunga superiore. Infatti avete visto, ha battuto intorno al 7-6, è a risultato stretto. E guarda un po', lo stesso tiro adesso ce l'ha Consagno, che ha la messo strada. Probabilmente un attimo meglio, perché... Sì, addirittura meglio, perché è da chiudere leggermente. Sì, no, no, o impattare così con un filo d'effetto. Aia. E qui gli è saltato ancora più stretto e forse ritocca la bianca. Qua ha scartato notevolmente. Alla fine non è andata poi così male a Consagno, nonostante l'errore abbastanza vistoso.
Andiamo a vedere intanto i risultati delle altre partite in corso. Al biliardo 1, Sergio Lavagno da Alessandria sotto 1-0 contro Francesco Cabizza. Severino Marchioretto avanti 1-0 contro Fernando Moscatelli, colui che ha eliminato dal mondiale il campione italiano dei professionisti Achille Mignolo. Alessandro Mascia sotto 1-0 contro il mio carnefice Antonio Girardi. Riccardo Belluta e Andrea Ragonesi sono sull'1-1. Ricordiamo, Riccardo Belluta è stato un qualificato, tra l'altro, non a Pistoia ma a Milano nel 2015. Nicolas Fillia e Paolo Infortuna sono 1-0 adesso per Paolo Infortuna. Panzica se la vedrà con Martinelli, Panzica che ha eliminato Romeo, parliamo di Andrea Martinelli. Avanti 2-0, adesso 2-1, Michelangelo Agnello contro Andrea Toni. Difesa di sponde palla dalla corda di effetto buono per Consagno. Vediamo la forza. Non riesce a bilanciare la corsa della biglia bianca. Più che altro se arriva lungo potrebbe offrire qualcosa in chiave di striscione, ma non penso che veda questa porzione. Si sta puntando, secondo me sta puntando la piena sulla piena a Spadaro per capire cosa veda, ma non credo veda la lunga, credo veda più la buca Gianluca. Facciamo vedere con lo Strator, ma proprio... infatti era in palla, che pallino da tre aveva tirato, l'ha presa un po' scarsa ma sarebbe lì con quell'angolo lì, rimpalli quasi matematico, sì. Forse aveva percepito più la lunga della corta, chiaramente, perché se no non avrebbe tirato sicuramente questo tiro Spadaro. È bello invece quest'angolo di Vincenzo. Sì, gli fa pagare subito l'errore Consagno realizzando questi 7 punti, 4 punti di Castello, 3 di Pallino, che lo portano a 24. Giro impegnativo per Spadaro, o dentro o fuori. Grande esecuzione questa. Riesce anche, complice l'ingaruffata che dà abbastanza, in modo abbastanza sostenuto il tavolo. Una bella difesa. 28 Spadaro, 24 Paolo Infortuna. Scusate, Vincenzo Consagno. No, perché stavo leggendo il risultato di Infortuna. Che sta giocando e avanti 1-0 con Fillia, sì. Mi sono sbagliato nel confondermi. O confuso, abbiamo troppe informazioni a portata di mano, sì. Anche per noi è più facile sbagliare. Giro, arrivo pallino da tre, Gianluca. Yes. Gli salta un po' addosso Spadaro, però. Lo stesso riesce ad aprire verso il castello. Sembrava più stretto A vederla così, sì. Sponda palla per Consagno. Qui Consagno fa l'errore che non si doveva fare, saltare nel centro con la battente. Lascia una buona opportunità adesso a Spadaro, anche se ha la mano sulla sponda, tutto biliardo, ma sicuramente un colpitore da... come Spadaro non può esimersi dal battere questa biglia, e la batte anche molto bene. Realizza 10 punti, si porta a 42. Adesso il vantaggio diventa molto importante per Spadaro. Più 18 per il siciliano. Stanno giocando molto bene entrambi comunque. Partita. E guarda cosa parte a Vincenzo Consagno. Qualità, a tutto biliardo, mamma mia. Eccelsa per Consagno. 6 punti di Castello, 3 punti di pallino, perché è stato chiamato il pallino
dall'arbitro, quindi in totale fanno 9, rimane dentro il 7 con una conclusione davvero maiuscola. Arbitro dell'incontro che è il signor Pasquale Mazzetti di Tortolì, comunque qua in Sardegna. Mamma che qualità, intanto rivediamo al replay il gesto tecnico di Vincenzo Consagno, che va avanti nel suo momento positivo anche con questa bricolla. Il parziale di 13-0 e rimette tutto in discussione, anche se qua c'è una buona opportunità per Spadaro, credo che giochi lo sfaccio, o la vede addirittura da giro? La vede addirittura da giro, credo giochi il giro a guadagnare questo, ha fatto vedeva, l'errore, la vedeva sotto, e allora se la vedeva sotto doveva cercare lo sfaccio, arriva a pallino, è quello, oppure a parificare, però è anche vero che se parifichi col pallino nell'angolo opposto. Si va nelle fasi cruciali del primo set. Consagno è rimasto dentro a questo set nonostante uno svantaggio di 18 con un bellissimo giro tutto bigliato di scambio, e ha proseguito poi ancora nella rimonta con una bricolla. Adesso con questo tiro addirittura può passare avanti. Vediamo se tiene dentro di forza questo. Secondo me la paura di Consagno qui era proprio scivolare dentro la buca e non concedere poi uno spondabilia comodo a Spadaro, perché qua se la vedesse anche poi potrebbe giocare all'angolo di prima a parificare in corta con tutte e due. Qui c'è anche il pallino che disturba nella visuale per capire quanta biglia si vede, perché avete visto non può chinarsi sotto la corta, perché sennò toccherebbe per vedere il pallino. No, più che altro anche per vedere quanta ne vedi, c'è quel pallino, se te ti butti giù vicino alla corta c'è quel pallino che, certo, che ti dà proprio, non ti dà l'immagine giusta. Ma non la vede proprio allora. Ma di 2 a mo' di 3 Spadare a cercare l'ingresso. È un ingresso che non è positivo per lui e lascia un'occasione d'oro per Consagno, che era già andato a segno su questo tipo di conclusione dove aveva realizzato 7 punti, molto simile. Consagno prosegue le sue marcature di angolo, sempre 4 punti di Castello, non arriverà il pallino ma si avvicina ulteriormente al suo avversario nello score 42-41. Adesso c'è un solo punto che separa Spadaro da Consagno. Bricolla, mano sul legno per Spadaro, che si prende un buon 2. Sì, una bella esecuzione di Paolo, non una grandissima messa, ma non era una bricolla che dava grandi possibilità difensive, almeno realizzando i birilli. Bricolla anche per Consagno nel cuore del Castello. Consagno, 6 punti per il campano, che mette la freccia 47-44. E 3 sponde di calcio per Spadaro. Sì, è un'uscita abbastanza impostata, appena larga al 15. Si deve correggere perché 18. Su quella sponda aveva già fatto un errore di 5 sul largo. Questo è un largo che piace. Sì. Se allora dovesse rimanere dentro, siamo un po' al limite, ma credo sia rimasto dentro. Sì, comunque penso che ci sia la possibilità di affrontare per Vincenzo Consagno. Un po' di parabola di una passata. Può dividere bene. Questa è partita lunga e è un errore molto grave da parte di Consagno in questo momento.
perché rimane di raddrizzata con il pallino da 4 in appoggio, una marcatura di pallino quasi scontata. Nei sogni anche un set ball. Sono 8 per ora per Spadaro. 14. Un bel rientro della via bianca. In totale 14, si mette a 58. E qui impegnato a uno spondebiglia importantissimo Vincenzo Consagno. Sì, deve cercare di conservare la sua attaccata. Bravo, alla sponda Vincenzo. Lunga. Pochi per mettersi meglio in chiusura. Però comunque... Ah no, ma l'avevo vista meglio, sai? Si è staccata tanto, sì, la biglia bianca, esatto, la sponda. Quindi addirittura offre una replica proprio su quella sponda a Spadaro con un pallino a largo che è tutto buono. Proprio per chiudere. Sì, non lo devi pensare. Non lo devi pensare. Ah, la vede. Addirittura la vede. Tirato lo sfaccio. Non ce ne sono più. Ma sai che io avrei tirato lo stesso lo spondebiglia su quella palla lì. Ora, se eri sicuro a sbagliare di rimanere così, è chiaro. Ma sai, soprattutto con degli strumenti che conosciamo poco sicuro di rimanere così. Non lo sei, chiaramente. No. E anche se uno me lo dice, non ci credo. In divisione con Sagno. Vediamo se questo pallino gli dà una mano. Non gli dà una mano, mi sembra. Giocare traversino, sì, pallino più 4, passate, sì. Carambola di pallino, sì, da 4. Basta scavare un pochino, a prendere un po' più lunga verso l'angolo. Bisogna di un solo birillo o del pallino a Spadaro per far il suo... O di prima così, o a di girare prima, anche. Sì. Andato subito dentro, Spadaro realizza 6 punti che sono più che sufficienti a vincere il primo set per Paolo Spadaro. Andiamo in pubblicità. Buon Paolo Spadaro nel primo set, che l'ha visto prevalere su Vincenzo Consagno. Questo eccolo, è il tiro di chiusura. Sì, traversino di prima intenzione, mancava solo un birillo a Spadaro per far suo il set. Una bella reazione di Spadaro nonostante quelle due belle conclusioni di Consagno che lo avevano riavvicinato e non poco. Peccato per Vincenzo perché è caduto in errore proprio nel momento clou su quella parabola di traversino di prima. Sai, lì si è può parlare lungo. Secondo me solo di un errore esecutivo, perché poi la scelta è quella, mi sembrava obbligata. Ora. Dicevo, però quell'errore l'ha pagato proprio carissimo perché ha perso subito 14 punti. Una scelta inconsueta. Abbiamo il tabellone, ragazzi? Abbiamo il tabellone, eccolo qua. Allora, sulla terza colonna, se non vado errato, sono le ultime partite, quelle decisive. Quindi si giocano l'ingresso a domani Panzica e Martinelli. Poi, Andrea. Martinelli e Andrea, giustamente. Aniello avanti 2-1 su Tony e affronterà appunto il vincente proprio della partita che vi stiamo trasmettendo. Ultima partita tra Gomez, Camilo e Ballotta. Poi avanti 2-0 Girardi contro Mascia, l'idolo di casa chiaramente, e avanti 1-0 Infortuna contro Fillia. I vincenti di questi due incontri se la vedranno per il turno per arrivare al tabellone di domani, ai gironi di domani. Partita decisiva per arrivare ai tabellini di domani tra Natalino Scorza e Alessandro Fausilli.
Marchioretti avanti 1-0 contro Moscatelli, mentre Capizza è avanti 2-0 contro Lavagno. Giocano la partita decisiva per entrare per martedì Di Nocenzo e Lopez, e Primon attende il vincente tra Ragonese e Belluta, che sono sull'1-1, ma Ragonese avanti nel terzo set 59-33. Intanto, mentre stavi leggendo il tabellone, c'è stato un bellissimo 2-3 di Paolo Sfradaro, che ha realizzato 6 punti che gli hanno permesso di mantenere la ruota di Vincenzo Consagno. E adesso gancio delicato sul pelo di palla oppure sulla massima entrata. Ma non c'è un altro viaggio da far fare a Mirko Bianchi in Guatemala? Tu ci andresti, Bianchi? Sì, noi ti ci mandiamo. Ce l'ho qua. Facciamo una colletta. Ce l'ho qua accanto a me, Bianchi. A scendere questo filotto, questo sfaccio di 2 passaggi scarsi per Vincenzo Consagno, la forza risulta leggermente difettosa. Non difende. Non penso abbia comunque l'ingresso di gancio Spadaro, quindi no, dovrà giocare un angolo molto simile a quello che ha giocato nel primo set. Chiude leggermente disteccata e lo rifà. E lo rifà esattamente come prima. Bravissimo. Quindi... ah, sfortunatissimo Spadaro, che passa in mezzo, ha tremato il rosso, prendendo così il castello in pieno, ci rimani male, eh? Ma parecchio. Almeno io ci sono rimasto male per lui, figuriamoci lui. Poi tu sei un ragazzo sensibile. Sì, sì, su queste cose sono sensibilissimo. Lo so. Parabola per Vincenzo Consagno. Si disimpegna piuttosto bene in una posizione che poteva diventare critica, soprattutto perché dopo quell'errore di parabola su quel traversino ti vanno un po' i pensieri, cosa ho sbagliato, se ho sbagliato tanto la forza, se ho sbagliato l'inclinazione, quindi... era importante per lui fare una conclusione fatta bene in chiave difensiva. E adesso vediamo se ha la possibilità di giocare il giro. Non credo. Consagno. No, la vede piena. No, neanche piena, la vede nella parte interna, infatti non ci fa niente con quella porzione. Rischia questo bricolla di misura ad appoggiarsi, di misura relativamente perché ad appoggiarsi al 4. Essenzialmente Vincenzo ha tirato il 4. Sì, era un bersaglio molto alla portata su questo tipo di conclusione. Traversino complesso per Spadaro, mano sul legno. Di una passata cercare di rimanere corti con la bianca. È ceduto un po' nella forza, però la cosa buona che è accaduta è che Spadaro si segna 6. Non penso si sia fatto buono il pallino. Secondo me sì, Gianluca, se l'ha fatto buono il pallino. Anche perché qualora l'avesse presa più scarsa, secondo me realizzava anche il pallino. Intanto bellissimo questo giro di Consagno, questo è bello, che risponde in maniera ottimale al traversino di Spadaro con questo giro. Attacca entrambe le biglie, una alla sponda lunga, la sua all'altezza del secondo diamante, e l'altra praticamente attaccata a metà del primo diamante della corta. Vediamo se risforza il giro di misura, una delle specialità della casa. Questo, vediamo se si riallarga come il precedente. L'ha fatto uguale al precedente. Gioca spessissimo questo tiro. No, si vede che è un tiro di cui ha una padronanza. Esatto, è anche un tiro di conoscenza, più che altro nelle tolleranze, la cosa importante. Mamma mia. Ancora di giro di scambio con Sagno. Mamma mia, Vincenzo. E ancora segno Vincenzo. Sfrutta anche la posizione del pallino, che poteva creare qualche problema poi sul tiro successivo a vista a Spadaro, che non può chiaramente battere lo sfaccio. Vediamo se si giocherà alle 6 o alle 4. Addirittura gioca di 2. Questa era una conclusione davvero importante, dove
bisognava tirare fuori una super qualità di steccata. E Spadaro di freno, direi che ci è riuscito. Cioè, bellissimo, ma pallino di freno? Di sicuro sarebbe stato più semplice come tipo di steccata. Ma la mattonella dalla qua. Ah no, Zegovina. Assegno, consegno. Buona qualità. Per il figlio d'arte di Nocera Inferiore. Non c'è un attimo di pausa, adesso stanno dando un ritmo all'incontro molto sostenuto, ce l'aspettavamo, perché sono due giocatori molto veloci anche nella scelta. Gancio per Spadaro, giustamente sul largo. Arriverà al 3, mi sembra un 3 impattato più che bene. Soprattutto che gli dà una bella difesa centrale. Garuffa per Consagno. Sullo stretto, vediamo se riesce a dividere, mi sembra leggermente corto, non tanto per perdere il travezzino di calcio, per travezzino di prima, ma corto per concedere al suo avversario il travezzino di calcio. Vediamo con che forza lo gioca, secondo me lo gioca 1,5. Eh sì, è la forza più standard, giocata leggermente lunga, ma ci sta. Non era proprio in una delle posizioni ideali, ideali, no? Sì. Sfaccio per Consagno. Via il filotto. Poco controllo della battente, derivante da una porzione troppo scarsa di bilia. Si lascia addirittura di fisso, che probabilmente Paolo giocherà semplicemente ad affondare le biglie. Non penso vada a cercare avventure visto il punteggio. Ma poi c'è anche quel pallino Gianluca, appunto, che può creare una difficoltà in più. Tanto Spadaro ottiene il massimo da questo fisso, realizza 10 e riesce se anche... mette l'altro effetto, può anche fare, dici che ci arriva a 4, però insomma, se la complica parecchio più che altro può lasciare travezzini a spingere, sì, non è il caso, o addirittura se proprio può lasciare una sua volta il fisso. Traversino di mezzo colpo per Vincenzo Consagno, che risulta stretto, e Spadaro può attaccarlo ancora di bricolla. Diciamo, nel rischio-beneficio non era a favore del beneficio mettergli l'effetto buono, Gianluca. Io sto vedendo delle cose qua accanto a me, Nicola, con Mirko Bianchi che si sta facendo i selfie con il programma della camera. Sì, si guardava, sembrava un bimbo, non posso dire come, sai quelli che fanno, ecco loro. Sì, sta studiando adesso la giustificazione. Sì, la giustificazione che è per motivi di lavoro. Intanto Consagno prosegue nelle sue bricolle. Questa volta ha preso le misure perfette. 10 punti su questa bricolla per Consagno. E intanto è finita la partita di Michelangelo Agnello, che ha avuto ragione di 3-1. Su Andrea Toni, e derby pugliese Michelangelo Agnello, che ha ancora un incontro per arrivare alla giornata di domani. Mi dai conferma, Mirko? Sì, ancora un incontro. 48-42 il parziale per Consagno, con questi 10 di bricolla si è messa più 6, di mezza lo svantaggio con il pallino da 3 Spadaro, ma offre una possibilità adesso di traversino a Consagno con 12 a chiudere. Traversino impostato abbastanza sulla palla piena. Li facciamo in due tiri. Non riesce aiuto, però a chiuderla. Aiuto. 4 punti però. È sono qui. Meglio che vediamo niente. Vediamo il punteggio di Spadaro. 52-45. Sarà obbligata qua la scelta probabilmente di Spadaro. Girone a scappare. Eh sì.
a venire più che altro a scappare nell'angolo qua di sinistra, in basso a sinistra, perché non ce l'ha da scarseggiare tantissimo visto quanto allunga il biliardo. Oddio. Sì, sì, ma lo tira. C'è il pericolo del rimpallo nel quadrato inferiore. Vabbè, ma lo deve rischiare. Ma secondo me non c'è pericolo di rimpallo però già lui. Lo deve prendere tanto scalza, dici, eh? Sai, con queste palle. Io lo tirerei, ma tirerei tra virgolette a indovinare. Cioè, vediamo se passo, se no, amen. Sto attento a dargli la forza del pallino. Pesa tanto scarsa, eh? Però se passa diventa buona lo stesso, perché il pallino da 3 lo fa lo stesso e più che altro tiene lontano le biglie. Alla fine un po' celestiale lo scambio delle biglie, perché sullo scarso si rischiava di più chiaramente, a prescindere, Nico, si passano comunque parecchio vicine lì le biglie. Certo, sì. Tanto Consagno lascia andare il braccio, questa stretta, vediamo se non rincontra la bianca. Rimpalla e rimane fuori, vediamo dove termina la corsa sulla biglia Spadaro, un posto ovviamente dove Spadaro può metterci la stecca, cercare una raddrizzata a contenere senza rischiare niente. C'è ancora 52 Consagno, se poi fai 12 te li marchi. Attenzione, vediamo se ci sono i 12, Spadaro. Ci sono i 12 per Spadaro, favoloso Spadaro, 2-0 per il torinese. Pubblicità per noi. This championship is being played with the new Aramith tournament set. Featuring a unique molecular structure, it guarantees razor sharp precision and unsurpassed longevity. Unquestionably the best pool balls in the world, this set is available in a TV and a value pack version, as well as in the new My Aramith Range of Ball and Cue cases. Now you can bring and play with the best ball set everywhere you go. My Aramith, bringing new dimensions to your billiards experience. Il mio socio mi sta praticamente accudendo come un bambino. Quando mi deve dire qualcosa mi sposta la cuffia, poi me la rimette. 2-0 per Spadaro. Alla fine è un set che è andato quasi come quello di prima, Gianluca. Uno Spadaro che cerca di scappare, poi una grande rimonta e il sorpasso di Consagno, poi si arriva in fondo nell'ultima vaschettina. Spadaro gli fa il barbatrucco. E Spadaro arriva sempre prima. Se diciamo che qua non deve andare, più di colpa l'ha avuta Vincenzo nella partita di prima. È andato un po' su di giri Gianluca, tirando quello striscione. È vero che mancavano a Consagno 8 punti, ma a maggior ragione poteva essere anche un po' più conservativo, dal momento che Spadaro stava per 12, appunto. Anche perché poi dopo, se dai spazio e libertà Spadaro di battere, e non è uno che ti fa il 2, no, ma appunto, cioè Vincenzo, anche a buttarla in colpitura, insomma, non la butta in colpitura con uno appunto che fa 2, fa 2 castelli per volta, no? Sì, infatti. Vediamo se ci sarà, come nelle partite precedenti, un recupero da un punteggio di 2-0, o se invece, sì, la partita di Frausilli Martinelli c'è stato, invece la Manna e Aniello sono andati sempre a braccetto, 1-1. No, intendevo l'ultima partita che vi abbiamo proposto. Un uomo, un perché, Mirko Bianchi. Direttamente al volo dalla corta Consagno prende una buona porzione, vediamo se il pallino lo aiuta nello schermare, qui anche un po' sfortunato, qui effettivamente sfortunato. Consagno lascia questa finestra tra birilli e pallino, subito sul filotto,
Spadaro trova le ali del Castello, rimane una buona conclusione per il torinese, che però non è precisissimo nel controllo della battente. Anche Consagno ha la possibilità di attaccare, difficile levare il pallino con la distanza, vedete che gli si sta davanti quasi per forza. Comunque 11 lo leva punti. Col pallino da 3, sì, con l'avversario, sì, il pallino chiaramente, cioè, levarlo da 4, nei sogni da 4 lasciare tutta, sì, la, ma abbiamo visto che le biglie sentono poco colpo, già con le palle vicine, figurati così distante, battere la lunga e tornare indietro non un po' di scomodità per Spadaro, essendo mancino, ma questa scomodità non si è notata su questo tiro, perché il tiro di Spadaro è stato davvero perfetto. Il vincente di questi due giocatori andrà a vedersela con Agnello. Michelangelo Agnello. 10 punti per Spadaro su questo filotto, vediamo la replay, lunga centro con la battente, 10 punti, ha mantenuto sul centro del tavolo la biglia di Consagno. Veramente ben giocata questa. Nonostante la scomodità data dal fatto che lui sia mancino, ha fatto davvero una gran bella cosa Spadaro, che si porta avanti di 5. Accarezza il birillo esterno, ma non lo abbatte. Rimangono 5 punti di vantaggio, ma conserva sempre il gioco in difesa. E mezza garuffa anche per Vincenzo Consagno sul 2 che fa male, bravissimo Vincenzo. Intanto veniamo all'inquadratura di Daniel Lopez, e alle sue spalle c'era Antonio Girardi. E qua Gianluca al volo dalla lunga di sinistra, non vedo altre strade che possono garantire un salvataggio a Spadaro, sei d'accordo? Sto guardando che angolo ha, sì, ce l'ha ancora per ricavarla con l'effetto comunque. Spadaro la gioca anche molto bravo, bene. Bravo. L'allunga molto bene fino alla sponda corta, trova una bellissima difesa centrale. Sì, questo era un salvataggio tutt'altro che scontato, visto l'origine anche della palla battente. Intanto vedo sul tabellone un risultato, tra virgolette, a sorpresa. Si stanno incontrando due neoprofessionisti, Fillia e Infortuna, avanti 2-0, Paolo Infortuna. In divisione Spadaro e riesce anche questa volta a non concedere un tiro semplice a Consagno, che è obbligato a giocare uno scatolino allargato. Consagno va a segno con 4 punti. Striscio con leggero effetto per Spadaro, che deve stare attento alla forza. Sullo stretto c'è la guida di quel pallino, anche se è stato molto con una forza ridotta, quindi è stata dal giusto al largo. Prende una quantità esterna di biglia, va vicino alla realizzazione del pallino da 4, ma non... non riesce a realizzarlo, così come non riesce a realizzare questo traversino Consagno. Un po' non gli è partita, comunque la diminuita di forza, vista la diagonale e la distanza dell'avversario dalla sponda. Sembra angolo di prima, mi sembra puntare. Di mezzo colpo, eh? Ma no, ce l'aveva, vedeva proprio... Però così mi sembra ne vedesse tante di corta, quindi pensavo giocasse proprio l'angolo. Sì,
Dragonesi vince 3-1 su Riccardo Belluta, quindi se lo andrà a vedere Dragonesi, se lo andrà a vedere con Thomas Primon. Sì, se non vado errato è Primon. Chiediamo conferma, ma Primon uno dei qualificati all'ultimo mondiale. Attenzione, lascia Biglia Consagno. Biglia libera per Spadaro, che sembra intenzionato ad accettare Biglia sul posto all'inizio, poi si accorge che il punto dove doveva mettere la Biglia avversaria c'era proprio il pallino, quindi la Biglia battente il pallino, e quindi ha deciso per l'Akito. Una bella inquadratura intanto per Vincenzo Consagno. Che punisce immediatamente Consagno. Spadaro ne realizza 10. Certo, in colpitura esente da difetti Spadaro. Sì, l'avevamo visto anche in prova biliardo, sembrava aver trovato subito il bando della matassa rispetto ad altri giocatori che hanno giocato, che chiaramente ci avevano fatto vedere, notare qualche difficoltà dovuta chiaramente a queste biglie che sono totalmente nuove per i giocatori di biliardo per giocare questa specialità. E giro di Spadaro adesso sul velluto, Paolo Spadaro, altri 8 punti di giro, e chi lo ferma questo, Gianluca? Spadaro questo biliardo qua se l'ha portato da Torino, secondo me, perché bella poi comunque in crescita costante. Io penso che, salvo errori ed omissioni, Spadaro sarà a breve uno dei top players del circuito del con circuito. Regolarità. Vediamo se ripete ancora il giro alla Spadaro, lo possiamo definire. Eccolo qua. Questa volta non va a segno, lo sbaglia sullo stretto, concede una buona opportunità a Consagno per riavvicinarsi. 36-20, questo è un errore che abbiamo visto fare, se errore si vuole parlare, questo è relativo, perché questa ritorna addirittura dentro di 3.5, quindi tutto dicevo il fatto di aprire troppo la traiettoria in seconda e in terza, però poi la quarta passata è stata quella migliore per la marcatura. Consagno ne fa altri 6, in totale sono 8, e mette al posto del rosso la biglia di Spadaro. 36-28 parziale a costo per Spadaro, mi sembra, o no? Mi sembrava brandeggiare piano, che poteva essere un'idea, che poteva, anche costo, sì, infatti, no? Però questa è una sfumatura più che favorevole a Spadaro, che trova rimpallo pieno, realizza il pallino da 4 e non concede se non un accosto. Attento, dove è andata questa biglia bianca? No, dove è andata questa biglia bianca? Non ci posso credere. No, rivediamo al replay. Ce la fai vedere al replay? No, questa ha preso una trama curiosa, è girato proprio all'andata, ma è il lato allora dove ha piegato il traversino di Martinelli, quello lì. Guarda. Qua è successo qualcosa prima che andasse a battere la... Sì. Mi è tornata indietro anche no, dopo. No, peccato, però così obiettivamente. Spadaro. Ancora 10. Non si lascia pregare. Tra il colpo di fortuna, Gianluca, di Spadaro, con quel rimpallo, aver trovato il pallino da 4, ha dovuto subire anche questo cambio di traiettoria abbastanza evidente. Fa un po' male, sì.
Più che altro è che per lui è l'ultima spiaggia e quest'ultima spiaggia guarda molto di più Spadaro che lui. A meno 8 dalla vittoria del set e del match Spadaro. 52-28 in suo favore. E con Sanyo qua obbligato ad andare di due veloce. Buon disimpegno da parte di Consagno. 52-28 per Spadaro, 8 a chiudere, ma sicuramente sarà difficile trovarli qui 8 punti. Una palla dove si va al volo, chiaramente non si deve stare, non si deve tenere l'avversario sulla parte corta del gioco, quindi forzando la garuffa. Io personalmente andrei al volo dalla lunga di destra. Intercetta la biglia di sfaccio. Allontana le biglie Spadaro, chiama sicuramente a una super conclusione frontale Vincenzo Consagno, che deve pensare a marcare ma soprattutto a difendere. Quindi mettere insieme le due cose in questo momento è tutt'altro che semplice. Consagno ci riesce davvero molto bene. Capolavoro di palla Consagno. Di Vincenzo. Capolavoro fatto al momento giusto, che lo tiene ancora dentro questo match. Sì, con questa esecuzione si porta a meno 16 da Paolo Spadaro. È ancora dura, ma Consagno ancora c'è. Non ha nessuna voglia di cedere le armi facilmente. Spadaro orientato alle 3 per le 5. Sì, qui chiaramente Spadaro deve stare sulla scarsa, sulla può palla, fare anche pallino. Sulla palla deve intercetta grossa, però c'è un buon disimpegno. Giro a disposizione di Consagno, e chiaramente non può esimersi da battere questo giro di mezzo colpo, e lo gioca anche molto bene Consagno. Realizza 4 punti, appoggia la sua biglia al primo diamante della sponda corta. Trova una buona difesa, sponda biglia in testare per Spadaro. Sì, sul largo una possibilità di pallino da tre o sul pelo a venire via. Trova una ottima difesa, sì, vediamo sì, dove sì. Si ferma la gialla, se si attacca la sponda lunga è dura la replica di Consagno. Sì, difficile riuscire a salvarsi qui, deve prendere l'ingresso massimo questo rimpallo. La Pasciarotti, ma non... Eccola qua, l'occasione per Spadaro per aggiudicarsi il match e andare a una sola partita per l'accesso ai turni di martedì. E chiude, vince Spadaro. Una gran bella prestazione, davvero convincente per il messinese. E andiamo, e vado a prendere due parole. Anche Evo comunque l'Accademia della Crusca lo passa. Lo passa? Sì, sì, male. Assolutamente. E allora Nicola sta scendendo da questo bellissima, da questa bellissima balconata da cui noi vi trasmettiamo le immagini di questo campionato del mondo. Il colpo d'occhio è veramente emozionante anche qua dalla
dalla tribuna, scusate, mi stavo guardando, al solito Fabian Hartl che mi prende sempre nei momenti in cui non dovrebbe, ma poi con Fabian ci faccio i conti. Io tra l'altro, se lo volete, non lo vedete mai, guardate Mirko Bianchi, eccolo qua il nostro Mirko Bianchi, il nostro super regista, come sei bello, il nostro Clark Kent. Non ha più la pettinatura da Clark Kent, ma gliela faremo ritornare per Arco di Trento, ti vogliamo, eh? Ah, è la cuffia, t'ha schiacciato la cuffia, ritorna nell'oculo Mirko Bianchi. Insomma, una bella partita, l'abbiamo tendenzialmente già analizzata, uno Spadaro che ha fatto un po' il passo, poi Vincenzo Consagno sempre riuscito, a parte nell'ultimo set, a avvicinarsi in modo importante all'avversario e poi qualche errorino di troppo commesso. La partita è andata così, un 3-0, però mi sento di dire un filino troppo impietoso per Vincenzo. E intanto Nicola è arrivato in postazione di intervista, e tu alla linea, Nicola. Allora, siamo qui con Vincenzo Consagno. Vincenzo, un po' di rammarico perché il secondo set l'avevi gestito molto bene, eri ritornato dentro, poi hai forzato uno striscione e subito dopo Paolo ti ha realizzato 12 punti e è andato avanti 2-0. Un po' di rammarico per quello, però tutto sommato una buona prestazione. Ah beh, rammarico no, perché purtroppo sapevo che non eri in condizioni fisiche perfette, quindi sapevo di poter sbagliare, però rischiare un altro tiro in quel contesto non mi sembrava ideale. È da stamattina che non colpisco come si deve, ne ho sbagliati già tre, ho detto magari questo lo faccio perché stavo giocando benino, però giustamente poi dopo ho sbagliato e lui mi ha punito come è giusto che sia, però quando non si gioca bene è giusto perdere. Comunque molti meriti a Paolo, che più che dei meriti tuoi, perché insomma un Paolo davvero centrato sulle biglie frontali effettivamente ha inquadrato molto meglio il tavolo e ti ha fatto molti più birilli di te. Sì, no, ma senza nulla togliere a lui, però se la mettiamo sul piano del gioco a vista, lui realizza e tu non realizzi, ci sta che perdi. L'unico rammarico è che purtroppo è un periodo che sto dormendo poco e quindi pago a vista il mio forte. Stranamente ho giocato quasi meglio di sponde oggi, ma pure con il primo set, con il primo incontro con Margutti. Però va bene così, senza nulla togliere a lui, ha meritato. Poteva andare meglio, però va bene così. Comunque c'è una stagione intera da affrontare, la affronterai con il dovuto impegno, la dovuta dedizione che sempre ti contraddistingue. Beh, certo, passerà sto periodo, dormirò bene la notte. Poi sinceramente con la stecca nuova a vista gioco ancora meglio di come so giocare, quindi sono fiducioso. Certo, poteva andare meglio adesso, però ho trovato proprio un amico che poteva sbagliare qualcosina. Qualche filotto meno. Però va bene così, dai. Volevo salutare un attimo tutti i miei amici e i bimbi che mi aspettano a casa, si torna a casa. E alla prossima. Bene, sicuramente ti rivedremo in tutta la prossima stagione, in bocca al lupo per il proseguo della stagione. Prendo due parole anche al vincitore Paolo Spadaro. Paolo, ti abbiamo visto davvero in forma strepitosa, hai trovato secondo me la quadratura giusta su queste biglie, che abbiamo visto qualche giocatore che ha avuto difficoltà, ecco, tu sei stato colui che ha avuto secondo me in questo momento, per le partite che abbiamo visto, le medie più alte. Oh, intanto un saluto a tutti. Sì, stranamente, perché l'ho provate pochissimo, quindi ho visto che ci sono parecchie diversità rispetto anche alle puntinate, poi ultimamente stavo usando quelle senza puntini, quindi proprio completamente diverse, però sono riuscito ad adattarmi, ho cercato di concentrarmi subito dall'inizio perché con Vincenzo siamo molto amici, allora ho cercato di estraniarmi per non farmi prendere da emozioni fuori dal gioco, diciamo. E poi mi ha anche dato un po' un aiuto il biliardo, dai. Vabbè, qualche episodio un po' fortunato che però è andato sempre ad appannaggio di chi effettivamente poi nel complesso ha giocato meglio. Sì, sono stato molto, diciamo, preciso sul davanti, ho sbagliato poco, quindi me la sono guadagnata, dai. Noi ti lasciamo concentrato perché devi fare ancora un incontro per entrare nel tabellone di martedì. Ci sono delle sensazioni che hai già vissuto, quindi ti lascio concentrato e non ti disturbo altro.
un saluto alla mia famiglia che mi sta seguendo da casa e a tutti gli amici del Birillo 1 di Moncalieri, la mia sala, che saranno sicuramente lì a tifare per me. Grazie. E allora do la linea a te Gianluca per la chiusura e ti raggiungo per fare un'analisi veloce di questo bel match. Sicuramente, perché ce li hai abituati a seguirti, Paolo, gli amici del Birillo 1 di Torino, così come sono parecchio abituati, ma non, magari non nell'ambito mondiale, ma nell'ambito della FIBIS Challenge, gli amici di Nocera Inferiore, della sala di Vincenzo Consagno, a seguire le gesta del loro Beniamino. Beh, che dire, adesso Nicola sta salendo per fare l'analisi di questa partita, un po' la novità di questo mondiale. Non c'è un granché da dire, i due giocatori effettivamente hanno espresso con le loro parole quello che effettivamente è stato. Vincenzo, che non ha brillato su quello che è da sempre il suo cavallo di battaglia, pur essendo un ottimo spondista, che è l'esecuzione frontale, è stato poco preciso a volte in fase di realizzazione, ma ancor più in fase di rifinitura, cioè va bene non realizzare ma lasciare gioco poi a Spadaro, che invece ha colpito in un modo incredibile, portando anche benissimo le biglie. Nicola, si è segnato per voi alcuni dei tiri più importanti di questo match. Ma di la verità ne ho segnati un po' pochi. Di sicuro il tiro che ha girato poi tutto è stata la chiusura di Spadaro da 12 punti. Era una situazione di 48 per Spadaro e 52 per Consagno. Replay numero 3. Fabian, se ce lo vuoi mandare, è questa che ha girato tutto l'incontro. Eravamo 1-0 Spadaro, 48 Spadaro, 52 Consagno. Con questo strike Spadaro va 2-0, quindi gira effettivamente tutto. È stato un disegno che ci si aspetta, il famoso 2-2-8, no? Quindi tutto è un po' celestiale, fare 12 è celestiale, certo. Lì potresti fare anche 8-2-2 di rientro se la bastoni un filino di più. Insomma, il tiro c'era, è stato freddo. Chiaramente il giusto. Tiro si rilascia e Consagno non ha avuto la possibilità di ritirare perché è arrivato a 60 prima Spadaro. Comunque nel complesso effettivamente Paolo Spadaro ha giocato meglio. Magari il 3-0 non fa la fotografia completa di tutto l'incontro, forse un 7 se lo sarebbe meritato anche Consagno. Sì, dai, però un po' ingeneroso il 3-0. Un po', ecco, se si legge senza aver visto la partita sembra che Spadaro abbia avuto vita facile, no? Vita facile Spadaro non l'ha avuta, ha dovuto dare tutto sfoggio al suo talento e Consagno ha cercato di rimanere sempre lì, ma è mancato poi nei momenti cruciali, è stato lì un po'... Il sunto è stato questo, un po' il sunto di questa bella partita. Chiedo a Mirko se abbiamo notizie in merito al prossimo incontro. Allora, dovremmo mandare Girardi, se il vincente della partita tra Girardi... Tra Fillia e Infortuna. Tra Fillia e Infortuna e Girardi contro l'altro giocatore che stava giocando contro Girardi, che non mi ricordo chi era. Vediamo se scorre il tabellone. Girardi è già qualificato e se la vedrà contro il vincente tra Fillia e Infortuna. È questa la prossima partita che vi manderemo. Perfetto, come avete visto ce l'ho fatta dirvelo anche in italiano, ausiliando il mio socio che invece ve l'ha detto in stampatello. Grazie per essere stati con noi. Ma per... se ti picchio in diretta dici mi denunciano con sì, la prova video. Assolutamente. Ho fatto allora, vedere anche bianchi in diretta. Allora evito. Perfetto, noi ci vediamo tra poco qua su Billiard Channel, il canale del biliardo mondiale. A dopo.